Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere tutti i padovani che mi sono nati l'anno scorso. Hanno 6 mesi, per cui dovrei avere sicuramente un gallo tricolore e gli altri invece chiamiamoli nero ramato. Adesso ve li faccio vedere, sono davvero splendidi. Speriamo che le oche e le anatre non li vadano a dar fastidio e poi apriamo anche tutte le altre galline. Guardiamo come si comportano, perché insieme non li ho ancora liberati, li ho sempre liberati da soli, ma non insieme alle altre galline. Ok, buona visione e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale. Buona visione! Eccoli qua ragazzi, sono un po' spaesati. Allora, di sicuro lui è un gallo e le altre mi sembrano tutte galline. Il gallo si riconosce perché da, diciamo, non la cresta ma il piumaggio che ha in testa. Se vedete sono più lunghe le piume e sono anche più cioè non sono uniformi, mentre le galline hanno un caschetto. Lei è rimasta piccolissima. Guardate che bellissime non si dice. Guardate come sono belle. Adesso lasciamole un po' qua, speriamo che aprendo le altre non vadano a dargli fastidio. Intanto noi continuiamo la pulizia all'interno e li facciamo ambientare. Ecco le altre che vanno da già a dargli fastidio. Ma allora, ma guarda che cattiva, oh, lasciala stare. C'ha le gambe un po' storte questa qua. Infatti è rimasta la più piccolina. Guarda com'è cattivo. Ok, dai. Dai, proviamo a liberare le galline e vediamo come si comportano. Al momento sembrerebbe anche troppo normale. C'è il tacchino che fa un po' lo spavaldo. L'unico forse è il tacchino che si è accorto di qualche presenza strana. Meno che non si confonda con delle tacchine. La tacchina proprio non lo considera minimamente. Ecco che la tacchina ha capito che c'è un intruso. Thank you.
Oh, la bantam che dà dietro a quell'altra gallina. Fantastica, guarda un po'. Piccolina ma arzilla, eh. Cosa gli ha combinato? Allora, il nostro galletto già rimettiamolo in mezzo al mucchio, che almeno... Vieni, vieni. Allora, qua abbiamo la Susina che ci dà fastidio. Opa, vai su, vai. Oh, i più fastidiosi sono loro, eh. Dai, vai su, dai, lasciatela in pace. Vai. Va bene, dai. È un po', purtroppo è così. I primi giorni, purtroppo quando si inseriscono le galline, i primi giorni un po' di battibecchi ci sono. Per cui oggi sarà così, però ormai è tempo di inserirli. Ho aspettato tanto perché i padovani, a differenza delle Ancona e tutte le altre razze, Marans, Livornesi, avendoci le piume, gli danno le beccate in testa e le fanno diventare pelate. Per cui adesso proviamo, altrimenti bisogna separarle. Ormai sono già grandicelle, l'unica è questa che ho notato che... Avevo già dei dubbi prima, cammina un po' malino, comunque vediamo. Si stanno ambientando, però ho notato che le galline li lasciano in pace. L'unico è il gallo che lo vanno sempre a disturbare. Comunque niente ragazzi, è normale, poi si sveglierà. Diciamo che aspettiamo qualche giorno e poi vediamo come si comportano. Per ora è tutto, ci vediamo. Vuoi fare un saluto? Lei è la più sveglia, lei, quella, questa è la più ciocona, vediamo un po'. Oh, anche la tacchina gli va a dar fastidio. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti amici!